Pronto? Pronto, sono Gerry Cardinale. Ok, mi sono stufato. Procediamo. Procediamo a cosa? Non ci credo. Un sogno si sta avverando. Le prime pagine mettono Ave di Maria. Ma io invece dico... Ave Maria, piena di grazia, con tutto il rispetto per i cristiani, questo è un momento mistico che aspetto da 3 anni. Queste dichiarazioni... C'ho la pelle d'oca, ragazzi, c'ho un'emozione che non ve lo posso neanche descrivere. Gerry! E poi ci sono quelli che dicono società out, Redbird out! Fate quella squadra lì, quella là che è nata seconda, che è nata male, cartonata, prescritta, ripescata. Perché il momento è arrivato. Il momento che noi tutti stavamo aspettando, noi veri milanisti, che sempre siamo stati sul carro dalla notte dei tempi. Finalmente si avvererà molto presto il nostro sogno. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buongiorno e buon venerdì 24 di febbraio a tutte e a tutti. Stamattina ho detto, ma sicuramente parleranno della grandezza delle squadre italiane che sono passate tutte, a parte le 3 vittorie in Champions di Milan, Napoli, Inter, la Juve che vince 3-0 a Nantes e saranno tutti allegri sicuramente in quel di Torino, figuriamoci, tutto Ruttosport stamattina, mamma mia di Maria! E vabbè, che si godino questo ottavo di finale. La Roma che ribalta l'1-0 dell'andata col Salisburgo e vince 2-0 con gol del Gallo Belotti e di Dybala, quello che doveva vestire la maglia dell'Inter. E passa anche la Roma. In Conference League alla Lazio è bastato 1-0-0 in Romania contro il Cluj e dopo l'1-0 dell'andata passa anche la Lazio in Conference. La Fiorentina che già aveva archiviato col 4-0 all'andata in Portogallo, in quel di Braga, ieri è riuscita a ribaltare, perdeva 2-0, 3-2 con gol finale di Cabral e vince e passa il turno anche la Fiorentina. Quindi un turno storico, mi va di dire, per le squadre italiane che finalmente alzano testa. Ma di questo sono davvero felice e lo dico con cognizione di causa. Ma tra tutte queste notizie, belle, ovviamente per il calcio italiano, il Corriere dello Sport apre con Fideo virale, tripletta dell'Argentino in Euroleague, ora però il pericolo è l'Arsenal, Belotti Dybala muove avanti, poi vabbè in basso Lazio questo è un pari che vola, bene la Fiorentina, poi la Gazzetta dello Sport apre in grande Ave di Maria. Passano 4 su 4, spettacolare tripletta del Fideo, la Juve batte il Nantes, Allegri arriviamo in fondo, oggi però a Nyon ci sarà il sorteggio e c'è il rischio Arsenal e vedremo che cosa succede. Gioia infinita, la Roma va, Belotti gol, magia di Dybala, Salisburgo ha battuto, Mol colpisce ancora, Lukaku si blinda in parte, Romelu vuole l'Inter e se gioca sempre così, puntini puntini. Champions sorpresa, non c'è nessuno meglio della Serie A, come dicevo all'inizio. Ma a mezzo pagina
a mezzo pagina c'è la notizia che, sapete quando da tempo voi aspettate una magia, un qualcosa, dice speriamo, speriamo che succeda prima o poi. Prima pagina della Gazzetta, con piel de gallina, proprio la pelle d'oca, Milan, via da San Siro, farà lo stadio da solo! Da solo! Da solo! La svolta. In pole position c'è Sesto San Giovanni. Cardinale ha deciso. Mi sogno rotto cazzo di stare con che già odete che la squadra lì dall'Ente alla Malanese. Mi sono rotto cazzo di sindaco che tu Peppinello. Mi sono rotto cazzo di stare lì appresso a tutti che ste banda da matte e ste babbe d'ova. È arrivato il momento, ce n'è a magliere. A ma fare lo stadio solo nostro. Cardinale ha deciso e spinge rossoneri avanti senza Inter. Sono tre le aree sotto esame, la decisione in tempi stretti. E dunque la telenovela riguardante il nuovo stadio sembra arrivata agli sgoccioli. Il diavolo ha deciso di percorrere da solo il proprio cammino. Mi ci sono voluti, quant'è che c'è il canale, più di 3 anni. Ogni volta facendo gli sketch su Scaroni con la sua tenda quechua fuori da Palazzo Marino, la tenda quechua del Decathlon, lì aspettando che gli desse una risposta, abbiamo visto che non c'è trippa per gatti in quel di Milano, in quella giunta scandalosa che governa la mia città. E allora? È come quando tra moglie e marito uno ci prova, ci tenta, le cose non vanno. E qual è la miglior soluzione? La separazione. Che ognuno vada per il proprio cammino. Faccia una vita felice ed è quello che noi vogliamo anche per il nostro Milan. Andare per i fatti nostri. Essere il Milan vuol dire essere la squadra italiana più titolata al mondo. Non possiamo mica mischiarci con quella feccia. Noi abbiamo 7 Champions. Questi tre col binocolo riusciranno ad arrivare a 7 Champions nella loro vita. Fortunatamente non lo vedrò in questa vita questa cosa, ma non ci arriveranno mai. E dunque, finalmente, visto che le richieste del comune. Anche dopo il dibattito pubblico ci sono state ben 12 sedute, sono state continuamente susseguite da ostacoli su ostacoli su ostacoli. Alla fine, la Gazzetta dello Sport stamattina lancia questa bomba che noi tutti ci aspettavamo. Il Milan è stanco di aspettare, avrebbe cominciato dunque a valutare seriamente la via di fuga. I tre piani alternativi che già conosciamo, il primo, Sesto San Giovanni. Sappiamo bene che l'area che già ci ha dato a disposizione il sindaco Di Stefano è l'ex area delle acciaierie Falck e sarebbe ideale proprio per un progetto come quello rossonero, visto che è un'area privata e quindi si annullerebbero tutte quelle pratiche burocratiche tipiche comunali italiane che ci sono. L'altra opzione è quella di San Donato, per quanto secondo me. L'area di Sesto è già molto più bazzicata dal Milan, ha più riprese, quindi secondo me è lì che si andrà, questa è la mia sensazione. E dulcis in fundo poi c'è anche questa opzione che non è da escludere comunque della Maura. Sapete, la Maura è affascinante. Beh, la zona comunque è vicinissima a San Siro, è di proprietà della FCMA e al momento usata semplicemente solo per l'allenamento dei cavalli, trovandosi proprio nei pressi dell'ippodromo di Milano. Il fatto che il Milan ormai voglia fare questo passo è dovuto che abbiamo una stabilità finanziaria che è raggiunta e poi alla faccia di coloro che sempre puntano il dito contro questa società, contro Elliott, poi questa società di fatto è entrata realmente a settembre, quindi cioè in 6 mesi cosa volete aspettarvi? Anzi, questo passo gli dà ancora più lustro se lo portiamo a termine, secondo i termini che si dicono per aprile già si dovrebbe prendere questa decisione definitiva. E dunque Cardinale, Redbird rispetto a Zanga, al fondo Oaktree, possono permettersi un investimento milionario per il nuovo stadio proprio dovuto al fatto che il Milan in questi anni ha avuto una rigorosità proprio sui conti e nei bilanci, cosa che dall'altra parte non c'è, visto che l'Inter, a parte gli 800 milioni di debiti che hanno, a parte il 1,5 miliardi in rosso di Suning, a parte che 300 milioni
debiti richiesti proprio dai creditori a Hong Kong, dove Zhang rischia 3 mesi di carcere, e queste sono cose che ho già detto in passato. Il Milan si è stufato perché, e l'ho detto, ma quante volte gli ho detto, ci portiamo il morto appresso, andiamoci per i fatti nostri. Poi anche a livello internazionale, a livello europeo, a livello mondiale, cioè tutte le grandi squadre, chiunque, qualunque squadra ha un proprio stadio, un proprio feudo, un proprio tempio. E dunque è arrivato il momento. Cardinale ha deciso, basta, basta. Questa, ragazzi, è una delle notizie più belle che possono arrivare in questo momento, col fatto che anche Ibra è carichissimo, anche lui poi in una sua battuta, anche ieri mentre era lì in una conferenza, dice: alla fine la luce adesso con me ci sarà ancora più luce, cioè sono tornato, ho portato la luce, adesso ce ne sarà ancora di più visto che giocherà in campo. Maignan, che ormai non so, probabilmente potrebbe già giocare con l'Atalanta, ma quasi sicuramente la prossima con la Fiorentina. Florenzi è tornato, sono tornati praticamente tutti. Il momento che sì, veramente, vedete i detti del no? Quanto più nera la notte, più vicina è l'alba. Noi siamo passati per una notte nera a gennaio, dove c'erano situazioni strane, ambigue, non solo dai risultati proprio tecnici. In generale si era creata un'atmosfera attorno al Milan, anche sul discorso del rinnovo di Leao, sempre c'era qualcosa che punzecchiava l'ambiente. Eppure io sono sempre rimasto qua sul carro, ho sempre sostenuto questi colori, ho sostenuto il mister, ho sostenuto la società, e alla fine chi sa aspettare poi gode ancora di più. Non so se i pseudo-milanisti potranno godere, perché loro sono sempre, visto che sono dei frustrati nella vita, no? Quindi cercano sempre di attaccare il Milan, anche se il Milan è da 3 anni che è sulla vetta d'Italia, siamo sempre in Europa, adesso stiamo giocandoci un ottavo per andare ai quarti di finale di Champions League, però non sono mai contenti, perché non sono contenti della loro vita. E quindi perché seguite il calcio? Datevi all'ittica. Andate a pescare o datevi all'ippica, andate sui cavalli, ma lasciate perdere il calcio, non è cosa vostra. E se siete frustrati, trovatevi un corso di yoga, trovate un mental coach, fate meditazione, praticate buddismo, fate qualcosa che vi rilassi nella vostra vita. Perché sennò così vi scoppiano le arterie. Ve lo dico con compassione, con compassione, passione accompagnata dal con. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo un prossimo appuntamento quest'oggi, non so se poi stasera riuscirò magari a fare anche una livettina, vediamo un attimino per poter discutere di tutto questo in una forma molto più piccantella. E grazie come sempre a coloro che supportano il canale, grazie come sempre a tutti coloro che fanno donazione al canale, che si stanno abbonando al canale, grazie a tutte le nuove iscritte al canale, grazie di cuore per far parte di questa meravigliosa community che è la Tribù Rossonera. Noi ci rivediamo più tardi, io ti auguro un felice venerdì, mi raccomando, spero che non si sia offeso nessuno che pratichi che è cattolico, cristiano, voi sapete, io sono buddista, ma ho un rispetto totale per ogni fede, per ogni religione, per chi crede e per chi non crede. Ovviamente la canzone Ave Maria di Schubert è qualcosa che riempie il cuore, cioè va al di là dell'appartenenza a una religione. È un cantico universale e quindi prendetelo in questo modo, ovviamente, lungi da me offendere nessuno. Ok? Un bacio a tutti e a tutti, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!